Uno, due, tre. Beh, pronti? Andiamo? Sì. Andiamo. Amo i cervelli ribelli, perché ogni simile ama il suo simile. E l'incontro che abbiamo avuto, io e Tommaso Nicoletti, è stato un incontro di quelli speciali. Ora Tommy non voglio chiamarlo un artista compiuto, è un cervello ribelle che ha trovato attraverso i pennelli la maniera di farci vedere i suoi pensieri. Ho sempre immaginato che i pensieri di Tommy fossero dei pupazzi ballerini, così li voglio immaginare. Quando Tommy pensava, stava con me, stava in silenzio, avevo come l'impressione di vedere i suoi pensieri che uscivano fuori e mi domandavo, ma quando sogna la notte sognerà sicuramente? Immagino che lui veda i pensieri come dei pupazzi che ballano, di cui uno magari sono anche io. E via per questo ho cominciato a disegnare. E il limite dei pupazzi ballerini che non possono stare appiccicati a una tela, che è un supporto rigido. Tu l'hai messo in qualcosa che in sé gli dà il minimo supporto indispensabile per esistere, ma è come se fosse appoggiati al vento. Quindi mi piace molto questa cosa. Ecco, la mia arte dall'altra parte, però sempre unita poi tutti i quadri di Tommy, di Tommaso. Ciao Tommaso, il mio Tommaso. E qua sono i personaggi che io vedo, tutte le persone del mondo che rappresento attraverso la mia arte grafica. È bellissimo unirsi assieme all'arte, esprimendosi e sempre connessi tra cervelli ribelli.